sembra quasi che si voglia per forza di cose punire il Napoli. Adesso non più lo 0-3 a tavolino, ma ci sarebbe questo Cavillo che non si sarebbe messo in bolla. Insomma, c'è un po' di caos attorno a questa situazione dove il governo rimbalza le responsabilità. Eh sì, è una storia che ormai attraversa il calcio, dove si parla di tutto tranne di calcio. Devo dire con sincerità, mi entusiasma molto poco. Ho detto quello che dovevo dire. Trovo sgradevole che si vincano a tavolino queste partite, trovo sgradevole che per i calciatori ci siano regole diverse sul virus rispetto a tutti gli altri cittadini italiani, trovo sgradevole che ci sono corsie preferenziali se ci sono interessi economici, trovo sgradevole che ci sia un'organizzazione istituzionale a tutela della salute che agisce in maniera spintanea, trovo sgradevole tante cose, ma soprattutto trovo sgradevole che non ci possiamo vedere le partite per colpa di un'incapacità di gestire ciò che era assolutamente prevedibile. Quindi credo che sia una sconfitta non solo del calcio, è anche una sconfitta del governo, è una sconfitta del paese che a 7 mesi alla pandemia, devo dire, non riesce a fare dei passi in avanti, e lo dimostrano anche il dibattito di questi giorni sulle ordinanze di De Luca e dintorni, cioè stiamo esattamente al 21 febbraio del 2020, non sono fatti passi in avanti.